Però, allora, c'è un futuro per la televisione pubblica? La risposta è sì, perché fa parte dell'indice della coscienza, è l'ultimo che ho mai scritto. Infatti non era l'epoca che il mass media era abbastanza corta, che sarà per sempre l'unico, perché non penso che torniamo a un mass media del genere della televisione quando si creava il mondo. La radio e la televisione sono mass media perché parlano alla massa al stesso momento, dando gli stessi contenuti per gli individui, ciascuno allo stesso momento sul stesso. Però adesso la televisione non è più allo stesso momento, o esiste ancora quella, però è sempre in competizione con la televisione on demand, che io ho. Allora, l'ultimo mass media perché quando lei legge un giornale, non è un mass media, perché l'interpretazione delle cose dentro il giornale sono fatte da ciascuno di noi, indipendentemente. Il nostro contenuto cognitivo, quando leggiamo il giornale, è personalizzato. Il contenuto cognitivo sul schermo è sempre pubblico. Questa è la grande differenza. Allora, quando c'è un generale, come dice la televisione pubblica, è in modo di essere in comune, è l'unico insieme. Sulla e continua di dare i fatti di idea di pubblico, e questo è un pericolo adesso, l'idea di pubblico, dove va il pubblico? Perché sarà talmente frammentato che l'individuo è televisioni emergenti, per esempio, il Life Logging, sono tre compagnie in America che hanno creato questa possibilità con una fresatura che ancora funziona abbastanza male dal mio punto di vista, di letteralmente filmare e registrare tutti i momenti della, e anche quando dormiamo, della nostra vita per metterlo in beta bits di memoria per avere accesso alla tutta questa storia. L'orientamento di questo mi interessa verso la funzione, verso anche il futuro che abbiamo. Se ciascuno di noi può mettere in tasca un registratore delle cose che abbiamo vissuto e troviamo un modo anche di, come dire, sistemare e di organizzare in modo di tornarci, immagino un uso fenomenale di questa data e di questa possibilità. C'è un interesse verso di questo. Incomincia già il self-casting, Justin TV è un esempio sul blog, dove una persona dà ciascun momento della sua vita a disposizione del mondo intero. Un modello che esiste sulla televisione online da abbastanza lungo e che va sempre a allargarsi e di prendere sempre più di persone. Questa idea di esponersi sulla televisione è già molto conosciuta di questo guardi, letteralmente andare sul schermo, non solo di cosa live. Sono molto curioso di presentarvi un vivo cara fuori da questo fenomeno di moda, salve che è un moda della Tompagnone, tutti tanto, anche le grandi imprese, anche le banche, anche la Toscana, in Italia, eccetera. In Second Life, si pare voi esiste, cioè in Italia ci sapete che su Second Life c'è un quartiere, costruito, architettura virtuale, tridimensionale, con la data, sì, sempre la data rappresenta una persona, e c'è un posto che si chiama Parioli. Sai perché Parioli è molto frequentato gli italiani? Perché gli italiani hanno un problema di farciato da altre parti dei secondari che vanno a Parioli per fare tutti italiani. Interessante, okay. Questo è la cosa che ho scritto per qua. Vuol dire questo, vuol dire che la gente ci vanno per entrare, ci vanno per incontrare, fare le cose più avanti, fare sesso, ci vanno anche sesso su secondari italiani, ma non tutti, almeno non pubblico per altre piccole persone di un tempo. Allora io infatti la domanda è perché andare su Second Life quando è un modo ancora uno di un sito di incontro. Infatti no, è un sito di incontro veramente sociale, non più così per figurare. Ho finito di presentare un mio avatar perché era creato da Silvio Bonaccini, che è l'editore di Second Life Italia, che è Second Life Magazine, dentro Second Life anche disponibile fuori, e mi sono forse la seconda edizione del secondo numero infatti di questo giornale. E mi interessa dimostrare che sono anche dentro questo video che è introdotto, vuol dire che la lista di video reale e virtuale che si dice su Second Life è il messaggio di Second Life. Second Life noi dà a ciascuno di noi con il avatar un'estensione virtuale del nostro essere. Ogni tanto si chiede se c'è anche una prima life dietro Second Life. Alcune persone sono sempre su Second Life, ma vivono più la prima. E se c'è una risposta per chi che la nostra prima life, che al nostro corpo sembra abbastanza.
però è anche vero che se andrai anche tira molto del nostro tempo. E la sfida è quello che il futuro della televisione, che il futuro della... Siamo proprio... Ma lo tempo? Si passa. Ok, 10 minuti, il futuro, senza un preview, il futuro della televisione, allora, certamente è contiene questa estensione del nostro pensiero su, sul schermo che chiamo assolutamente per far capire cosa succede cognitivamente nell'ambiente generale della tecnologia e della cultura umana, c'è questa tendenza per l'immaginario oggettivo. Che vuol dire? L'immaginario soggettivo è quello che si costruisce dentro la testa quando si legge qualcosa. L'immaginario oggettivo è quello che è la struttura cognitiva del tuo che ci sei, però è fuori adesso, è oggettivo, oggettivazione anche del pensiero, quasi come quella della sensazione che era soggettivo, quello è oggettivo, però condiviso. Questa è la dimensione social. Oggi una grande trend è di andare.